Salve ragazzi, sono Kingsley Corporation e benvenuti in questa nuova live. Prima di continuare, ci tengo a dirvi un paio di cosette. Primo, seguitemi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley Corporation. Secondo, ho modificato la visione del gameplay, così almeno posso vedere sia io che voi schermo intero. E terzo, se non vedete il video Let's Play numero 10 è perché in poche parole mi hanno mandato una cosa di copyright e c'è una musica che come sfondo da play ho la musica di Kong Skull Island e quindi mi hanno dato il copyright. Quindi più tardi lo rimetterò il video modificandolo un po' e vabbè niente, ora si va avanti. L'ultima volta abbiamo rianimato Mimir, poi siamo andati a chiamare il serpente nel mondo. E poi siamo andati a vedere il deposito di Fafnir. Sto ancora un po' così, però va bene, dai, non mi lamento. Ho un Ho un favore da favore da chiedervi. chiedervi. Una Una bazzecola. bazzecola. Ok, e io questo volevo. Che tu mi chiedessi un favore. Ricordate la daga Ricordate la daga che mi che mi avete avete dato? dato? La daga La daga nella nella schiena del schiena del pedone. pedone. Quello Quello ucciso ucciso dal dal vostro vostro figlio. figlio. Sì, Sì, non non l'ho l'ho dimenticata. dimenticata. Beh, Beh, appartiene a appartiene a un un gruppo gruppo di di predoni predoni che che operano operano fuori fuori dalla dalla roccaforte roccaforte nord. nord. Scommetto Scommetto che che lì lì tengono tengono il il loro loro bottino bottino del del deposito deposito di di Fafnir. Fafnir. Insieme Insieme a a quella quella cote cote mi mi potrebbe potrebbe servire servire per per aiutarvi? aiutarvi? E Noi noi ci ci andiamo. andiamo. Sì, Sì, ci ci andiamo. andiamo. Ci Ci andremo. andremo. Andiamo al negozio di Brock. Voi Voi signori signori sì che sì che ci ci sapete sapete fare. fare. Perché non Perché mi non mi dici dici com'è com'è cominciata cominciata con con Baldur? Baldur? È arrivato È arrivato e e ha ha bussato. bussato. Baldur Baldur di di Asgard Asgard è è arrivato arrivato e e ha ha bussato. bussato. Sì, Sì, è è comparsa comparsa e e ha ha cominciato cominciato col col combattere. combattere. Diceva, Diceva, vi vi volevo volevo sapere sapere qualcosa. qualcosa. Diceva, Diceva, io io so so cosa. cosa. Oh, Oh, beh, beh, ci ci torneremo torneremo più più tardi. tardi. Cos'è Cos'è che che voleva voleva sapere sapere esattamente? esattamente? Ero Ero sotto sotto i i miei miei miei. miei. Disse Disse che che sapeva sapeva già già cosa cosa voleva. voleva. Forse Forse mi mi ha ha preso preso per per un un altro. altro. Interessante, Interessante, direi. direi. Ho bisogno bisogno dell'alchimista dell'alchimista per per una una cosa cosa che che sto sto creando creando per per voi. voi. Se Se siete siete svegli svegli lo lo troverete. troverete. Niente, devo rifare. Oh, quasi Quasi dimenticavo. dimenticavo. Brock, Brock, il il nostro nostro nuovo nuovo amico amico Mimir. Mimir. Lo Lo conosco. conosco. Oh, Oh, perché perché non non l'hai l'hai detto? detto? Lui Lui sa sa perché. perché. Io Io so so perché. perché. Tu Tu sai sai perché. perché. Silenzio. Silenzio. Adesso Adesso basta. basta. Sai, Sai, mi mi pento pento di di avervi avervi presentata. presentata. Tu e Tu e Sindri Sindri non non potete potete fare fare pace. pace. Non Non sarà sarà successa successa una una cosa cosa tanto tanto terribile. terribile. In In fondo fondo siete siete parenti. parenti. Non Non farmi farmi il il predicozzo! predicozzo! Non Non sono sono stato stato io a io a dimenticare dimenticare quello quello che che rappresentava rappresentava il il nostro nostro nome. nome. Le Le armi armi che che abbiamo abbiamo creato creato sono sono state state leggendarie leggendarie nei nei nove nove regni regni per per così così tanti tanti anni anni che che ho ho perso perso il il conto. conto. Non Non si si butta butta via via tutto tutto per per un un brutto. brutto. Brutto cosa? Un brutto Un brutto cosa? cosa? Un Un brutto brutto niente! niente! Non Non hai hai un un altro altro posto posto dove dove andare! andare! Ehi, Ehi, dov'è dov'è la la tua tua bestia bestia da da somma? somma? Quale? Quale? Me la Me la sono sono mangiata. mangiata. Ho Ho finito finito di di digerirla digerirla da da poco. poco. Ma Ma perché perché l'hai l'hai fatta? fatta? Perché Perché non non faceva faceva più più latte. latte. Ma Ma era era tua tua amica. amica. Sarà Sarà contenta contenta allora allora che che sono sono così così ben ben nutrito. nutrito. Capo, Capo, ragazza, ragazza, sei sei proprio proprio un un sentimentale, sentimentale, sai. sai. Ma Ma non non ti ti preoccupare. preoccupare. Tornerò Tornerò presto presto alla alla mia mia attività. attività. Nessuno Nessuno mi mi sta sta costringendo. costringendo. Ok.
signori. Fortezza di Notri. Nortri. No, Notri. Ah, qui ci divertiamo. Allora, vediamo un po'. Non ci credo che Odino e Freya erano sposati. L'amore e odio sono più intrecciati di quanto pensiate. Ad esempio, Odino odia i giganti e loro li cambiano. Ma la madre di Thor era la gigantessa Fjord, uno dei grandi amori di Odino. Quindi Thor è metà dio e metà gigante. Buffo. Quando Fjordur morì, Odino passò molte ere in solitudine. E quando infuriò la guerra coi Vanir, potei comprendere cosa trovava veramente. Ce ne volle per convincerla, ma Freya accettò. Per un po' lui pareva davvero cambiare. Sembrava felice, sembrava che volesse farla felice. Le concesse tanti doni da non potergli ricordare tutti. Basta con le storie mentre camminiamo. Concentrati sulla strada. Capisco perfettamente. Finirò più tardi. Poi come andò il matrimonio di Odino e Freya? La pace resse, ed ero davvero convinto che sarebbe andato tutto come previsto. Ma alla fine Odino tornò a essere se stesso. Ottenne la fiducia di Freya e si fece insegnare la magia dei Vanir, cosa che lei avrebbe rimpianto amaramente. Arrivo ragazzi, un attimo, eh. Non volevo fare questo, mai nella vita. Bensì volevo fare questo. Perché voglio vedere pure quanti minuti sono passati, capito? Ah, no, niente ragazzi, purtroppo o te la posso raccontare più tardi. Non riesco a credere che un figlio possa uccidere suo padre. È folle, no? Lo so, conosciamo solo una parte della storia. Ma insomma, è suo padre. Io a volte mi arrabbio con te, ma... Davvero? Beh, a volte sì. Un po'. Ma non ti accoltellerei mai alla schiena. No, suppongo di no. Anche perché se ce lo vedessi, non credo che tu sia un figlio padre. Oh, vabbè, andiamo. Cosa c'è laggiù? L'oro. Questi volevano proprio tenere fuori gli intrusi. E noi come dovremmo entrare? Ci sarà un modo per alzare la grata. Forse con quella grossa ruota? Lo penso anch'io. No, prima di andare. Qui se non sbaglio c'era. Ah, non lo posso fare. È perché non l'ho trovato. Merda, vabbè. Vabbè, non fa niente, dai. Ok.
Sì, presi. Però devo fare una cosa. Aspetta un attimo. Allora. Così? 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 Ok. Ragazzi, così almeno non c'è l'eco. Aspetto! Ok. No, prima la vita. Quando ti arrabbi? Cosa? Con me. Quando? Oh, a volte. Quando tu pensi che io non so fare qualcosa e invece lo so fare. Non sempre è una cosa facile da capire. Sì, lo so. È che sono piccolo. Chissà dove si trova la palla. Dopodiché devo andare per di qua. Ha!
Lo tento. Questo è il figlio. Il figlio dello spirito. Come lo sai? Il sigillo è come quello sulla daga nella schiena del padre. Si è difeso bene, ma non è bastato. Lo hanno tradito. Tradimento porta tradimento. Per me l'assassinio di suo padre non è stato visto di buon occhio dagli altri. Pensava di poterli guidare. Gli è costato la vita. Credo di sì. Guarda ragazzo, ai suoi piedi. La cote! Sì, l'hanno usata per spaccarne la faccia. Davvero? Preparati! Punterlo! Questa cota. Se la vuole Cindy, sarebbe molto utile. I predoni hanno le loro priorità. Se non riluce e non si può mangiare né bere, è meglio usarla come oggetto contundente. Questo è potentissimo. Che ci facciamo? Lo mostreremo ai nani. Eccolo là.
sono passati 20 minuti, raga, incredibile. Ok, abbiamo la cote. Che questa secondo me mi alza, no, ma bassa. Provo a provarla. È potente. Guarda qui. Sì. Troveremo qualcosa di utile qui. Qui dice falso capo. L'ho visto scritto ovunque. Allora, intanto, visto che fammi uscire la ricarica, fammi uscire la ricarica. No. Ragazzi, qui. Certo. C'è una pergamena. Apparteneva al figlio. È una storia infinita. Padre, perdonami, pieno di rimorso, mi pento delle mie azioni. Se avesse riflettuto prima di agire, non avrebbe avuto rimorsi, giusto? Sì, forse dovremmo portarla a suo padre, lì, in deposito. Interessante. Dai, Atreus, mamma mia. Ah, dopo di questo, ragazzi, non so se già ve l'ho detto, ma farò un'altra live. Quindi... intanto però devo modificare, se aspettare 2 secondi, devo modificare perché il formato video non supportato. Faccio un attimo, formato video non supportato, che vuol dire? Ah, niente, devo riscaricare.
quindi mi stai dicendo che lo devo riscaricare. Vabbè, continuiamo. Atreus, seguimi. Arrivo subito. Però che ci abbiamo qui? Qui. Laggiù c'è qualcosa. Bella, senti. Odino e Freya devono essere felici, ma lui voleva solo la sua magia. Già. Sai che ti dico? Com'è andata? Te la racconto dopo. Abbiamo trovato le cote. Oh, splendido! Queste macchie sono strane. L'hanno usata per spaccare la faccia a un predone. Oh, splendido. Ecco. Non vedo l'ora di provare la nuova cotte. Non sembrerà un granché, ma praticamente vibra di magia. Me ne serviva un'altra dopo che prestai l'ultima a mio fratello. Ci sputò sopra. Per lubrificarla! Diceva. Ok. Oh, come potremmo dimenticarmi? Non c'è motivo di avere fretta. Dobbiamo andare nel deposito The Fafnir. De qua. Due assieme a Baba. Davvero i figli di Thor? Sì, Magni e Modi. Nelle sale di Asgard non è facile trovare due idioti come loro. Fanno qualsiasi cosa gli dica lo zio. Sono sciocco. Beh, degli...
gli sciocchi pericolosi. Quando collaborano sono formidabili, ma spesso sono in competizione. Hanno una forza tremenda, fin da quando erano bambini. Mi ricordo quando Rungnir cadde sopra loro. Wow. Cosa c'è laggiù? Odino e Freya potevano essere felici, ma lui voleva solo la sua magia. Già. Sebbene il suo consigliere cercasse di convincerlo che la pace fosse l'unico modo per prevenire il Ragnarok, Odino non mise mai da parte la sua ossessione per gli Jotunheim. La magia dei Vanir lo portò a nuovi esperimenti e nuove forme di depravazione. Vedranno il copyright però sti cacchi. Guarda te, adesso vedo il copyright. Se solo ci fosse mamma. Ehi, Sindri, daresti un'occhiata a questo? Non ho molto altro da fare in questo momento. Forza! È stata una visita di cortesia. Mi sarò buggato, raga, porca miseria. Vabbè, sentite, raga, io carico il video, però non mi interessa se mi danno il copyright della canzone o cazzi e mazzi. Abbiamo finito.
ci fate qui? Abbiamo trovato tuo figlio. Anche lui è stato tradito. E sul suo diario abbiamo letto che si era pentito di averti ucciso. Bella consolazione. Come se ne è andato? Combattendo? C'erano 4 corpi vicino al suo, decapitati. Vandrid teneva sempre la sua spada pulita e affilata. L'ha imparato da me. Mi ha coltellato alle spalle, ma sapere che nel Valhalla mi rasserena. Grazie. Abbiamo fatto bene. Meno male che siamo tornati. Quel ladro non merita. Attenzione, potrei metterlo. Non c'ho questo. Levo, perché? Meglio. Dava la pace che gli hai dato. Può darsi. Eppure mi piace aiutare la gente. Perfino i morti. Sei identico a tua madre. Ho sentito un corvo. Ora saliamo un po' di abilità, Spero che mi sentite in tutto questo. Tanto qui c'è scritto 95% elaborato. Appena ha caricato questo video su YouTube, finisco questa live e faccio un'altra live subito, facile. Abbiamo trovato una cosa. I viandanti. Ah, disgustosi. Che puzza. Ricoperti di ogni sorta di bestioline. Ma un'armatura splendida. Vediamo se riesco a sterilizzare un po' il tutto. D'accordo? Ok. Che posso fare per voi? Pettorale del viandante, guanti del viandante e cintura da battaglia del viandante. Moglie, le cose degli antichi ne posso fare, però questi mi servirebbero. Zero livello. Vedremo. Se hai bisogno di qualcosa, sarò nei paraggi. Brock. Che ne pensi, Mimir? Cosa vuole da noi Baldur? Beh, ricapitoliamo. Baldur è il miglior segugio di Odino, senza dubbio. E se lui vuole voi, allora bisogna considerare il fatto che sia Odino a volervi. E sono piuttosto ferrato sulle cose che vuole Odino. Cosa possiamo avere noi che Odino non è il re degli dèi? Degli Aesir, certo, ma non di ogni cosa. E le cose fuori dalla sua portata lo preoccupano, e parecchio. In passato mi ha fatto una testa così al riguardo. Quale testa, Mimir? Ah, scusa. Allora, signori, io direi che questa live può finire qua.
Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. Niente, adesso tra poco ci rivedremo perché farò un'altra live. Questa è durata un pochetto, nemmeno. Ancora con sto copyright, non mi interessa, basta. E niente, a posto così. E alla prossima live.